Ciao a tutti e benvenuti a... A Irmadin è il giorno dell'epurazione, l'appuntamento annuale durante il quale, su ordine del re, la corporazione dei maghi scaccia dalla città vagabondi, mendicanti e tutti coloro che sono sospettati di procurarsi da vivere in modo criminoso. E, come ogni anno, gli abitanti dei quartieri poveri si radunano nella piazza del Nord per protestare contro l'iniquo provvedimento, urlando la propria rabbia all'indirizzo del sovrano e lanciando sassi contro i maghi, i quali però, essendo protetti da una barriera magica, ignorano altezzosamente quella rivolta. Tutto sembra svolgersi secondo un triste ma collaudato copione. Poi, d'un tratto, una pietra manda in frantumi la protezione e ferisce un mago. Tra l'esultanza della folla e lo sgomento dei maghi, viene subito individuata la responsabile dell'incredibile gesto. È Sonea, una giovane orfana che subito dopo fugge via, spaventata. Ma la corporazione dei maghi non può permettere che qualcuno dotato di un simile potere sfugga al loro controllo e metta sul quadro i bassi fondi in cerca della ragazzina, per convincerla a unirsi a loro e a sottoporsi al necessario addestramento, in modo che impari a controllare la magia e non sia più un pericolo per se stessa e per chi le sta intorno. Tuttavia, all'interno della corporazione c'è anche chi trama per sfruttare Sonea a raggiungere così i suoi scopi malvagi. La trama che vi ho letto è tratta dalla Corporazione dei Maghi di Trudy Canavan. Questo è il primo libro di una trilogia fantasy per adulti. Anche se è di facile comunque, di facile comprensione anche per i più giovani. Allora, ovviamente, in questo libro la Canavan descrive un mondo dei maghi, appunto, completamente diverso da quello che ha fatto la scrittrice J.K. Rowling. Per chi vivesse su un altro pianeta, J.K. Rowling è la scrittrice di Harry Potter. Il libro qui è diviso in due parti. La prima parte è quella della fuga di Sonea, che in realtà non è scritta in un modo con un ritmo molto incalzante, ma si sofferma molto sulle descrizioni degli ambienti, su appunto ci descrive la città, ci descrive la tipologia di persone che la popolano, gli ambienti, i pensieri e i punti di vista dei personaggi. La seconda parte invece è ambientata all'interno della corporazione, nella quale appunto Sonea è, diciamo, intrappolata nell'ambiente dei maghi. Ed è la parte più movimentata anche perché ci sono alcuni personaggi che scombussolano non poco la persona Sonea, cioè il vero personaggio principale, diciamo, di questa saga. E appunto qui vediamo che Sonea ci comunica appunto i suoi pensieri, i suoi turbamenti interiori. Qui l'autrice però non presenta soltanto il punto di vista di Sonia, ci presenta anche il punto di vari personaggi. Principalmente noi ovviamente noteremo quello di Sonia e degli abitanti dei bassi fondi che vedono i maghi come potenziali nemici e quello dei membri della corporazione che vedono cioè che vogliono trovare Sonia per farla unire a loro, farla unire alla corporazione. Ovviamente non vedremo soltanto il punto di vista dei maghi o di Sonea, ma vedremo anche il punto di vista di altri personaggi. Per citarne uno, mi viene in mente appunto Sherry, che è l'amico di Sonea, che è un ragazzo appunto dei bassi fondi, che
che intraprenderà la, diciamo, la carriera di ladro, e quindi vedremo, oltre a lui, vedremo anche i punti di vista di altri personaggi, tra cui appunto ladri, eccetera. E un'altra cosa bella che appunto di questo libro è appunto il fatto che i personaggi, appunto, oltre a vedere il punto di vista, sono anche molto ben caratterizzati, anche per quanto riguarda appunto i pensieri dei personaggi stessi e anche per alcune cose appunto specialmente appunto per i ladri c'è anche un'idea, nel senso c'è anche un significato nei vari nomi. Quindi Sherry ha il suo significato per quanto riguarda, diciamo, come dire, una corporazione, una confraternita dei ladri. Ognuno ha, secondo il loro carattere, la loro personalità, c'ha un nome diverso che appunto li caratterizza. Come ho detto prima, questo è un romanzo per adulti. Ma perché? Allora, principalmente perché gira molto intorno anche al tema delle classi sociali, quindi i poveri che sono sempre in conflitto con i potenti. Principalmente per questo motivo, quindi la Canavan ci trasporta in un mondo, diciamo, medievale, appunto, insomma, che ricorda molto il Medioevo, appunto perché è pieno di ingiustizie e grandi differenze sociali. Ma oltre a questo, ci sono altri motivi, nel senso ci fa vedere, insomma, un po' anche parla anche un po' delle discriminazioni razziali, delle discriminazioni contro gli omosessuali, che poi vedremo in realtà di più nei prossimi volumi. In conclusione, questo libro lo consiglio a tutti, anche ai più giovani. Ma se state cercando un libro appunto da leggere come un nuovo Harry Potter, ve lo sconsiglio perché rimarrete delusi, sicuramente delusi, perché come dicevo prima, la Canavan qui fa vedere, cioè descrive un mondo completamente diverso da quello di Harry Potter. E quindi rimarrete delusi se cercate appunto qualcosa di molto simile a Harry Potter. Questo libro l'ho trovato anche molto realistico perché appunto il mondo presentato dalla Caravan è un mondo principalmente popolato praticamente da maghi e umani con appunto le varie classi sociali, e l'ho trovato molto interessante perché nonostante il ritmo non sia effettivamente molto incalzante, ci sono comunque dei vari colpi di scena, appunto. E come dicevo prima, i personaggi sono molto ben caratterizzati, quindi sono molto studiati. E questa è una cosa che a me nei libri principalmente piace molto. Quindi, e la storia ovviamente è molto fluibile, nonostante appunto non sia scritta in un ritmo molto incalzante. Appunto ti prende, insomma, dalla prima all'ultima pagina, insomma, ti prende, c'hai voglia di leggerlo. Saluto tutti e mettete mi piace, condividete sui vostri social network, non so, lasciatemi un commento qui sotto se avete consigli o se non siete d'accordo con me.
E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao! Sonea alzò lo sguardo e si sentì gelare il sangue nelle vene. Il bambino al suo fianco ispirò bruscamente quando vide la figura con la tunica. Un mago. I ragazzi e le guardie si girarono verso il nuovo venuto. Arretrarono, mentre una folata calda li investiva. Il vento cessò di colpo. Poi tutto fu quiete e silenzio.